Che bello abbracciarsi appena svegli. Vorrei svegliarmi con te ogni mattina. Lo so, ma non possiamo. Sono stufo di aspettare. Ancora per poco. Sposiamoci subito. Presto. Ma che ora è? E che importa? Su, torna a letto. Ma dai, sono già in ritardo. Devo aprire l'ufficio e andare all'aeroporto. Ma... dai. Steve, chiudi l'aria calda e bollente. No, mi piace. Dai, Steve. Ce l'ho. Va bene, aspetta un momento. Ecco fatto. Lava la schiena e io lavo la tua. Cati! Sei arrabbiato. Non è molto carino. Mi respingi, mi butti il sapone negli occhi. Mi mandi a far colazione tutto eccitato. Oh, perdonami, amore mio. Cosa mi dai in cambio? Io saprei come farmi perdonare. Lasciati guardare un momento. Mi piaci da impazzire. Anche tu. Mi raccomando, guida piano. Ti chiamo domani. Ciao. Ciao. Hai dormito bene? Hai sognato la tua Lessie? Dai, fa colazione. Numero 474 da Phoenix per Minneapolis e St. Paul. Uscita numero 8. E in arrivo il volo Continental Airlines numero 249 proveniente da Denver. Entrata numero 8. Buongiorno. Signor Atwell. Qualche problema con le altre guardie? No, signor Atwell. Continui il suo lavoro. Grazie, McCarthy. È già arrivato il volo 72 da Los Angeles. In orario. 20 minuti fa. Mi fa chiamare il signor Wendell Atwell, per favore. Sì, signora, grazie. Subito. Non c'è bisogno, l'ho visto. Grazie. Scusa il ritardo. Non fai niente tutto il giorno all'infuori di quello stupido lavoro e non riesci nemmeno ad arrivare in tempo. Non devi disprezzare il mio lavoro. È importante per me e per molte altre persone. Se fosse importante ti pagherebbero, non ti danno niente, quindi non vale niente. Non meriti neanche che ti risponda. Sei una signora, coraggio, tesoro, insultami e dammi dello stronzo, così ti sentirai meglio. Vuoi bere? Potrebbe aiutarti. No, grazie. Ehi, barista, un altro doppio senza ghiaccio. Non ti sopporto. Io parto per Washington stasera. Sei appena arrivato. Non te l'ha detto Steve che mi ha organizzato un meeting? Ma come si fa allora per stasera?
Stasera andrai senza di me, con Steve, no? Wendell, c'è la premiazione in mio onore. Sono settimane che lo sai. Che cosa me ne frega? Si tratta solo di un pezzo di metallo. Quest'affare del premio non è altro che un modo per spillarmi un bel po' di soldi. Cristo, non ci verrei nemmeno morto. Un branco di imbecilli che si riuniscono ogni tanto con la scusa di fare della beneficenza. Ma se mi hai sposato per entrare in quel giro? Adesso non ricominciare con la solita ragna. Voglio divorziare, Wendell. No, non prima del finanziamento. È più di un anno che aspetto questo finanziamento immaginario. Ma davvero? Non dimenticare che i tuoi beni e quelli di tua madre sono investiti nella mia compagnia. Sì, ma non ce la faccio più a vivere così. Ora con chi vai a letto, dolcezza? Non ti riguarda finché lo faccio con discrezione. Eravamo d'accordo. Cristo, vuoi fare attenzione? Non sai guidare? A te dovevano togliere la patente, non a me. Lascia perdere la mia guida. È l'unico dovere coniugale che ancora mi resta. Ma che cosa vuoi, Wendell? Sempre la stessa cosa, divertirmi. Sai come si dice? Gli uomini si distinguono dai bambini dai loro giochi. Dal prezzo dei loro giochi. Da come giocano. Ci è mancato un pelo che andassimo tutti e due all'altro mondo. Sta un po' attenta. Buongiorno, signor Atwell. Preparami la valigia, dolcezza. Sarò a casa per le 4. Che c'è di nuovo? Ha chiamato il suo legale, l'avvocato Childs. Ah, magnifico, non so che farmene. Non gli dica che sono tornato. Nessun altro? Il signor Kelly Rodriguez. Rodriguez, aspettavo la sua telefonata. Per favore, lo richiami subito. Non ha lasciato il numero, lei non ce l'ha? Sì. Eccolo. Devo scrivere il numero sulla rubrica telefonica? No. Oh, Wendell, bentornato. Ciao. Dammi qualcosa da bere. Sì, subito. Sei in gran forma per uno che è andato all'assalto. Allora, ti ridanno i soldi? Ah, certo, ci puoi scommettere. Il giorno che non riuscirò a cavarmela con i banchieri, comincerò a votare democratico. E si può sapere come li hai convinti? Ho detto che Washington li stava fregando. Che i comunisti possono paralizzare qualsiasi forma di vita su questo pianeta per mesi, lanciando ogni specie di veleni dai loro satelliti. Mentre i nostri pagliacci del Pentagono coi loro spaghetti nello stomaco non mi permettono di continuare le ricerche come se fossi un nemico dell'umanità. Questo perché hanno tutti una gran paura degli ecologi. Non danneggiate i fiori, le api, gli uccelli, le farfalle, come se esistessero dei germi puliti. Non è una buona notizia per il laboratorio di ricerca. È vero, non posso tenere in piedi un laboratorio di ricerca solo per fare qualche esperimento su un mucchio di criceti. Per me dobbiamo chiudere con la biologia. Liquida l'impresa, licenzia tutti, via. Problemi? Beh, non avevo idea che il mio compito qui fosse di mandare a spasso la gente. Allora puoi sempre tornare al tuo vecchio impiego alla CIA con quella favolosa paga che ti davano. Sì, dica. Notizie di Rodriguez? Non risponde, signor Atwell. Provi ancora. Qui ci sono tutte le informazioni che mi hai chiesto. A che ora è il volo? 7:30, ti porto io. Sì? Il signor Rodriguez è fuori città. Gli ha lasciato un messaggio? No, non me l'aveva detto. Lo faccia allora, ho bisogno di parlargli immediatamente. Sì, signor Atwell. Ah, senta, Christine. Dica. Chiami il fioraio e faccia mandare dei fiori a mia moglie. Un paio di dozzine di gardenie. Ah, faccia mandare dei fiori anche a quella mia amica di Los Angeles. Di che tipo?
Del tipo più caro che hanno. Accompagnati dal solito biglietto, mi raccomando. Sul biglietto per sua moglie cosa faccio scrivere? Nessun biglietto per lei. Va bene. La solita stupida farsa. Non avrai impegni stasera. Devi accompagnare Catherine alla festa della premiazione. Ah, con molto piacere. Dica? Christine, ho cambiato idea. Faccia mandare un biglietto anche a lei. Firmato dal tuo caro marito. Sì, signor Atwell. Ne sarà commossa. Nostalgia del tuo vecchio, eh? Certo, certo. È pronta la valigia? Sì. Ah, Consuelo. Immagino che avrai pulito anche il mio ufficio, vero? Sì, signor. E hai anche vuotato il cestino? Sì, signor. Ma quante volte devo dirtelo, Cristo, che devi stare alla larga dalla mia scrivania? Lo vuoi capire? Non toccare, comprendido? Non toccare nada. Ormai dovresti averlo capito, non credi? Sì, signor. Qui da 3 settimane è tutto quello che è capace di dire. Sì, signor. Cathy, come stai? Bene, grazie. Hai quelle carte, Steve? Sì, sono qui. Ci mancano solo un paio di firme. Firmale tu. Perché? Per avere il tuo autografo, cara. Comunque voglio leggerle prima. Portami da bere, Steve. Doppio, grazie. Avanti, bellezza, non posso aspettare tutto il giorno per quelle carte. Tu cosa vuoi, Cathy? Niente, grazie. Bevi qualcosa. Ti distenderai i nervi. C'è il mio vino bianco in frigo. Vino bianco? Quello va bene al massimo per cucinare. Ah, Consuelo ha preparato del guacamole con le patate. Assaggialo prima di partire. Potrei assaggiare qualcos'altro. Il latte. Consuelo, non ho mai toccato le sue carte, signora, ma lui mi sgrida continuamente. Ma lo sai che non vuole offenderti. Io non tocco le sue carte, signora, ma lui mi sgrida continuamente. Perché non la mandi a casa prima? Sì, hai ragione. Consuelo, finisco io, tu vai pure a casa, non preoccuparti. Ci vediamo lunedì. Grazie, signora. ¿Dónde está Wendy? En su habitación. ¿Has dicho a María que se vaya? Sí. Wendy es muy cruel. Preparamene un altro. Hai ricevuto i fiori che ti ho mandato? Sì, grazie, Wendy. Sono magnifici. Dove sono? In cucina. Cucina? Ma io voglio che tutti quanti li vedano. Su, forza, coraggio! Prendila! Su, su! Muoviti! Non farlo scappare! Forza! Ah!
prendila, non fare il figurone. Andiamo, su, falle vedere chi sei. Ti tratta come una scimmia. Sei fregata, Judy. Avanti, su, prendila, forza. Prendila. Gli hai dato da mangiare, sono dimagriti. Certo. Allora devi dargliene di più. Non lavarlo, eh? Avanti, forza, dai! Oh, Judy è molto carina. Coraggio, dalle un bacetto. Wendell, smettila, per favore. Devono muoversi, fanno una vita troppo comoda. Una moglie che passa tutto il giorno a coccolare un delinquente che dovrebbe stare in galera. È vero, Judy, eh? Wendell! Wendell, ti senti male? Steve, aiutami. Ha un attacco di cuore. Non è il cuore. Non è niente. Mi gira la testa. L'ho ucciso, il bastardo. Senza che se ne accorgesse. In un attimo. Schifo. Oh, mio Dio. Figlio di padre. Wendell! Aiutami, tesoro, chiamo un dottore. È tardi, è troppo tardi. Non ci credo. Ma presto, presto. Non è vero che sto morendo. Smettila, capi. Non fare sciocchezze. Rodriguez. È morto. No, ti prego, non morire, non morire. Ti prego, non morire. Non mi dirai che ti dispiace. Io non volevo ucciderlo. Ma lui stava uccidendo te giorno dopo giorno. Una morte lenta, dolorosa. E come godeva a farti soffrire. Per quanto avresti potuto sopportarlo prima che ti distruggesse completamente. Che cosa ne sarebbe stato di noi? Cati, Cati, io ti amo. Fidati di me. Fa ciò che dico io. Io ho paura, Steve. Io ho tanta paura. Non rispondere. Cati, non devi lasciarti andare, capito? In macchina. Dov'è? Dov'è il suo passaporto? Nello studio. Steve, chiamiamo subito la polizia. Ok, Cathy. Possiamo farlo. Chiamo la polizia e dico che abbiamo ucciso Wendell Atwell e che vogliamo costituirci. È questo che vuoi? Non si torna indietro. Ma se vuoi chiamare la polizia... Non te lo impedisco. Ecco fatto, dovrebbe funzionare. Adesso ascoltami bene. Prenderò l'aereo delle 7:30 per Washington con il nome di Wendell Atwell, presidente della Atwell Industries. Sarò di ritorno domani a 1:00. Il corpo di Wendell? Lo getterò domani nella vecchia miniera di Wickenburg. Non lo troverà mai nessuno, Reggio. Poi domenica prenderemo il denaro della sua cassetta e lasceremo insieme la città come se fossimo i coniugi Atwell. Ecco il tuo passaporto. E tieni le chiavi della cassetta. Di quale cassetta? Cathy, ascolta. C'è una valigetta all'aeroporto con dentro oltre $1,000,000 in contanti. Wendell se ne serviva per i suoi traffici, per le tangenti. Teneva sempre $1,000,000 all'aeroporto. Così poteva fronteggiare qualsiasi emergenza. Pagava persino un poliziotto dell'aeroporto perché sorvegliasse giorno e notte la sua preziosa cassetta. Tienila tu, la chiave. E se succedesse qualcosa, va a prendere i soldi e non pensare ad altro. Io? Certo.
cosa vuol dire se succedesse qualcosa? Niente, andrà tutto bene. Lunedì all'apertura dell'ufficio saremo già partiti. E se qualcuno dovesse cercare Wendell prima, di che è a Washington. Quando hai detto che tornerai? Domani pomeriggio a luna. Ma come farò a dormire stanotte? Kathy, non devi aver paura, non devi. Hai il cane qui e c'è la premiazione stasera. Quando torni a casa prendi qualcosa per dormire, va bene? Non posso andare alla premiazione. Ma sì che no. Devi andarci. No. Se sembrerai nervosa, non preoccuparti. Crederanno sia per la festa in tuo onore. No, non credo che ci riuscirò. Ho detto che devi farcela, Kat. Devi riuscirci. È la nostra salvezza, Kat. No. Non dimenticarlo. Catherine Atwell ha trabajado duro cuando otros fallaron. Gracias a su esfuerzo ha sido posible comprar el edificio. Hope House ospiterà con affetto le ragazze della nostra comunità che hanno bisogno di aiuto. Cathy, noi siamo fieri di darti questo premio. Lo Stato dell'Arizona ringrazia Catherine Atwell per il suo straordinario e appassionato lavoro al servizio della comunità di Hope House. Devi dire qualcosa, ti prego. Coraggio, vieni, solo due parole. Siamo addolorati che Wendell non sia qui ad assistere al tuo trionfo. Prima di tutto, vorrei ringraziarvi di cuore per questo meraviglioso premio. Ne sono felice perché è un simbolo di quanto importante sia la missione di Hope House. La nostra politica è semplice. Accogliere tutte le ragazze che si trovano nei guai. Noi diamo loro dei consigli, assistenza. E il più delle volte solo una buona parola che le rimetta sulla strada giusta. Se a una ragazza capita nella vita di sentirsi abbandonata da tutti, noi abbiamo il dovere di aiutarla. Io sono fiera di Hope House e di tutti voi per il denaro che avete offerto allo scopo di realizzarla. Tutte le nostre ragazze si uniscono a me nel ringraziarvi dal più profondo del loro cuore. Favoloso, è favoloso, Monica. È stato... Katia, balliamo. No, no, grazie. Come no? È un ordine. Ho appena firmato un assegno di $5,000. Sei in debito, non credi? Su, coraggio. Cathy, andiamo. Ah, grazie.
ricordo che la mia proposta è sempre valida. Brava, Cathy, brava. Grazie. Spediamo Monica e Wendell verso un pianeta lontano, su un'astronave difettosa. E io e te andiamo a vivere al Taj Mahal. Signora Arthur, congratulazioni. Ogni mattina mi farò procurare un lenzuolo di petali di rose per potermici distendere sopra con te a fare l'amore. Non ho mai avuto tanta voglia di te come stasera. Herbert. Eh? Va a prendermi un brandy. Sii gentile. Ah, sì. Mi devi ancora un ballo, eh? Non scappare. Cathy, c'è forse qualcosa che non va? No, Monica, va tutto bene. Volevo parlarti delle spese del ricevimento. Alice, ti prego, ora sto parlando con Cathy. Oh, certo, scusa. Ecco il brandy. Vuoi? No, grazie, non mi va. Ti prego, solo un goccio. No, Monica. Vuoi che ti accompagni a casa? Ho la mia macchina, Herbert. Oh, non preoccuparti, ti accompagno io. Ha detto di no, Herbert. Sì, ho capito. Herbert, mi devi un ballo. Ah, sì, sì. Congratulazioni, Cathy. Sì, congratulazioni. Balliamo. Congratulazioni. Bravissima. Sì, Cathy, siamo fieri di te. Grazie. Mamma, zia Stella sta ancora male e quindi dovrò restare a Denver fino alla fine del mese. Purtroppo il ricevimento lo vedrò solo in fotografia. Kate, avrei voluto tanto essere lì con te stasera. Ciao, ti abbraccio. Un regalino. È meglio che tu vada a casa. Oh, no, come tuo avvocato io ti consiglio di discutere la possibilità che io resti. Sai, Wendell mi ha chiesto un grosso favore professionale. È tutto da fare immediatamente. Atwell ha fretta. Non esiste nient'altro. Lui vuole così. Le Atwell Industries ti chiamano. Non possono aspettare. Allora io per finire il lavoro lascio perdere una grossa asta di antiquariato. E alla fine Wendell non mi chiama. E oggi riparte in fretta senza farsi vivo. Io per fare il mio dovere gli ho lasciato 3 messaggi al suo ufficio e lui non ha risposto neanche a uno. Ma come fai a sopportarlo? Come fai a sopportare quell'uomo? Io se ancora non lo abbandono come cliente è solo perché ti amo. Oh, alla nostra, I vini francesi sono ricchi di vitamine, sai. Ti prego, va a casa. Ma cosa faccio? Cosa faccio a casa mia? Monica è così... così noiosa. No, non è vero, Herbert. Aspetta, senti, io e lei siamo stati felici insieme, ma anche Herbert, tu e Wendell siete stati Herbert, felici. Herbert, per favore. Però adesso non lo so. Per favore, lasciami, sei ubriaco, no! Lasciami, Herbert, no, sei ubriaco! No! Cowboy! Cowboy, fermati, cowboy! Basta adesso, basta! Ti ha fatto male? Oh, Herbert, mi dispiace. Cercherò di sopravvivere. Ah, il mio champagne preferito.
Beh, è un disinfettante un po' troppo costoso, ma ne vale la pena. Allora, buonanotte, Catherine. Buonanotte, cowboy. Pronto. Steve. Signora Atwood? Sì? Sono il tenente Donner, dipartimento di polizia. Posso entrare? Che cosa c'è, tenente? Sono venuto per suo marito. Abbiamo ricevuto una denuncia della sua scomparsa. Scomparsa? Ma chi l'ha detto che è scomparso? Una certa Christina Wheeler. Ci risulta sia la segretaria. Avrebbe dovuto ricevere una sua telefonata e siccome non l'ha sentito ci ha avvisati. Ma mio marito è a Washington, è partito ieri sera, lei lo sapeva. È in ansia perché aveva con sé una forte somma. Lei l'ha sentito? Sì, certo. A che ora ha telefonato? Poco fa. Precisamente? Mi ricordo che erano circa le 10. È stata sempre in casa? Sì, sempre. Strano. Io ho telefonato e non c'era. Forse sarò stata sotto la doccia. 4 volte. Sono anche andata fuori con il mio cane. Quando ha parlato col signor Atwell, ha notato qualcosa di insolito nella conversazione? No, non mi pare. Le ha detto dove si trovava? Veramente no, ma di solito scende al senator. La signorina Wheeler ha provato al senator, ma nessuno l'ha visto. A che ora è partito ieri sera? Alle 7:30. 7:30. Non capisco. Va bene. Credo che non ci sia altro. Chi è il cacciatore, lei o suo marito? Nessuno dei due, erano di sua madre. Uno sport un po' caro. Palisandro, non è vero? Sì, credo. È di noce. Ricoperto di bicromato per sembrare palisandro. E perché l'hanno fatto? Per denaro. Nel 700 un falegname dava da mangiare alla famiglia per un mese, trasformando qualche tavola di noce in palissandro. Lei è un collezionista? Non ho molti soldi. Ho una piccola bottega dove faccio dei lavoretti di falegnameria. Mio padre, sì, era un ebanista. Mi ha insegnato lui. La sua bara l'ho fatta io. Beh, non voglio trattenerla oltre. Controlleremo al Senator Hotel. Grazie della cortesia. Arrivederla, tenente. Continente.
riferimento all'Airlines, desidera? Mi scusi, è già arrivato il volo delle 12.30 da Washington? Sì, signora. È arrivato? Quando? 20 minuti fa. Grazie. Salve, sono Steve Fulton. Steve. In questo momento non sono a casa. Lasciate il vostro nome e il numero di telefono. Richiamerò io al più presto. Pronto? Sono il tenente Donner, signore. Sì, tenente. C'è un piccolo problema, signor Atwell. Suo marito non è sceso al senator. La telefonata era a carico del ricevente? No. La polizia di Washington sta controllando negli altri alberghi. Sa per caso con chi doveva incontrarsi a Washington? No, non lo so. Lo saprà la sua segretaria? Io non lo so. Può darsi. Se non le dispiace, signora Atwell, vorrei fare un salto da lei questa sera dopo cena, verso le 9, e dare un'occhiata in giro. Ho degli impegni, devo uscire stasera. Lei forse non è preoccupata per suo marito, signora Atwell, ma noi sì. Certo, anch'io. Allora è meglio che annulli i suoi impegni. Verrò a fare un controllo accurato. A casa cosa pensa di trovare? Qualcosa che ci aiuti a capire dove si trova in questo momento. Ah, io non lo so. Mi aspetti, verrò con un mandato. Ma... Non verrei vestita così al balletto. Oh, Monica, me l'ero completamente dimenticata. Va bene. Chiama Alice e le dico che passiamo a prenderla tra 20 minuti. Arriveremo elegantemente in ritardo. No. No, non vengo. Oh, Katie, perché non me l'hai detto prima? C'erano almeno 10 persone entusiaste di venirci. Perché non mi hai telefonato? Mi dispiace, Monica. Ti stai davvero comportando come un incosciente. È che non mi sento bene. Solo che non mi sento bene. Ti avverto che a Phoenix tutti quanti parlano di te. Lascia perdere Steve Fulton. Non vale niente. No. No.
Non dire così. Credimi, tu puoi avere di meglio. E in futuro sii prudente, cara. Quando hai una relazione, non farti venire a prendere all'uscita dell'ufficio. Alice ha la lingua lunga. Mio marito è stato qui. Monica, non è come pensi tu. Herbert è venuto qui all'improvviso, io l'ho cacciato via. Era ubriaco. Monica! Monica, lascia che ti racconti, aspetta! Monica, ti prego, lascia che ti spieghi! Monica! Andrà tutto bene, Cathy. Lascia perdere Steve Fulton. Mi aspetti. Verrò con un mandato. L'Arizona ringrazia Catherine Atwell. Non si torna indietro. Verrò a fare un controllo accurato. Lo getterò domani nella vecchia miniera di Wickenburg. E ci sposeremo. Ci sposeremo. Ci sposeremo. Bene, avanti, muoversi. Forza, forza, muovetevi, per favore. Piano, fate attenzione, signore. Alzi, un momento, signora. Va bene, può passare. Cosa che non va, signora. Ah, mi scusi, è la macchina. La macchina non parte. Non so, forse si è ingolfata. Stia. Mi scusi. Thank you.
Vorrei parlarle, signor Atwell. Mi aveva detto che sarebbe venuto alle 9. C'è stato un contrattempo. Come si chiamano? Pancia e Giudy. E le danno molto da fare? No. Signora Atwell, ha notizie di suo marito? No, niente. Abbiamo controllato all'aeroporto, non ha preso quel volo ieri sera. Può darsi che ne abbia preso un altro. Se è così, non l'hanno registrato. Ma io gli ho parlato. Poteva telefonare da qualsiasi posto. Signora Atwell, vorrei l'autorizzazione a visitare il suo ufficio. Io non posso. Non posso dargliela. Suo marito si occupava di batteriologia per il governo e c'è molta gente in questo paese che non è affatto entusiasta di quel genere di lavoro. Ha mai ricevuto minacce di morte? Non lo so. Credi avesse nemici? Io non lo so. Allora, mi firma l'autorizzazione o preferisce che mi rivolga all'FBI? Grazie. Non si disturbi ad accompagnarmi. Buonanotte. Anche a lei. Mi scusi se la disturbo a quest'ora, signor Atwell, ma ho un'autorizzazione firmata da lei. Capisco. Sì, il tenente Donner. Grazie, volevo solo controllare. Chi è il responsabile quando il signor Atwell è assente? Steve Fulton. Mi scriva il suo nome e indirizzo, lo ritirerò all'uscita. Si fermerà molto? Non credo. Va bene, quando avrà finito mi chiami e la farò uscire. Grazie. Continental Airlines, desidera? A che ora parte l'ultimo volo per Denver? Alle 20:30, signora. Vorrei un posto. Il suo nome, prego. Signora Catherine Atwell. È prenotata, signora. Grazie mille.
Ecco il resto, signor Adler. Il volo per Denver è previsto fra 15 minuti all'uscita 1. Grazie, molto gentile. Salve. Desidera? Signor Medford, sono Catherine Atwell. Io starò per qualche giorno fuori città e volevo chiederle se poteva andare a prendere gli animali stasera. No, non vorrei disturbarla, è un po' tardi. Sì, sì, la chiave è al solito posto. Hanno già mangiato, eh? Ah, certo, capisco. Sì, va bene anche domani. Le telefonerò io quando dovrà riportarmi. Grazie. Thank you.
Ah, guarda, guarda. Questa macchina Hitler la regalò a Stalin in occasione della firma del patto di amicizia. Ah, Stalin l'adorava. L'ha portata dalla Russia un linguista svedese, un certo Johansen. Quest'altra invece è la macchina di Russia. Vedi lo stemma presidenziale? Così? Completamente blindata. Che tipo di macchina è? Ah, è una Packard, una Packard. Quanto consuma questa macchina? Credo che faccia un chilometro con un litro. Ecco perché non la fabbricano più. Così, così, più provocante. Ecco. Benissimo. Ah, Biffi, c'è ancora di meglio. Questa è la macchina personale di Hitler. Ehi, Biffi, dove vai? Aspetta. Thank you.
Cowboy! Cowboy! Centralino, vi passi la polizia. Stazione di Phoenix, sergente Lolly. Il tenente Donner, per favore. Attenda, prego. Dì a Donner di rispondere al telefono. Non è rientrato, sergente. E allora spegni quella maledetta luce. Il tenente è fuori. Scusatemi. Pronto? Monica, vorrei parlare con Herbert. Un momento. Scusate, non ho capito perché Phil non abbia voluto contribuire. Tu mi avevi detto... Sì, quando gliel'ho chiesto mi ha assicurato che avrebbe versato lo segno. Ne ha anche parlato con Monica. Herbert! Sì? Ti vogliono al telefono. Avrei giurato che fosse un tipo per ridere. Sì, figurati. E com'è andata a finire? Che non lo voglio vedere neanche in fotografia. Dai, non fare la... Pronto? Herbert, sono Catherine. L'altra sera io... Oh, lascia stare, l'ho già dimenticato. Ora devo andare, scusa, Cathy. No, Herbert, ho bisogno di vederti. Il segreto della felicità è saperla cogliere. È troppo tardi. No, Herbert, io sono nei guai. Perché? Cosa ti è successo? Non posso parlartene al telefono. Ah. Monica, dai, tu abiti a New York. La polizia sta venendo qui, non so cosa dire. Non devi dire niente. Ci vediamo domattina. No, Herbert! Ora devo lasciarti, ho da fare. Ciao, Cathy. Cowboy! Voi. Il signor Medford è in casa. Io sono Catherine Atwell. Potrebbe lasciargli detto, per favore, che non sono più partita. Sì, infatti, non c'è più bisogno che venga a prendere gli animali. La ringrazio molto. A presto. Chi è? Sono il tenente Donner, signore. Ah, l'ho cercata in ufficio stamattina. Ha saputo qualcosa di Wendell?
Tutto ciò che sapevo gliel'ho detto ieri sera. Non è stato registrato su nessun aereo in partenza da qui. La polizia di Washington non l'ha rintracciato in nessun albergo. L'unica cosa di cui sono sicuro è che suo marito non ha lasciato Phoenix se non in auto. Mi ha cercato in ufficio. Voleva dirmi qualcos'altro per caso? No, io volevo solo chiederle se aveva notizie di mio marito. Signora Atwell, mi scusi se le faccio una domanda un po' indiscreta. Il vostro matrimonio era in crisi da qualche tempo? No. Oh. Aveva in programma d'uscire? No, cioè sì, forse sì. Allora se non le spiace, vorrei dare un'occhiata in giro. Ha mai sentito parlare di un certo Kelly Rodriguez? No. L'ho trovata nell'ufficio di suo marito. È la matrice di un assegno di $1,000 firmato dal signor Atwell a favore di Rodriguez. Vorrei conservarla io. Kelly Rodriguez è un investigatore privato di Tucson. Beh, la società di mio marito si serve di molta gente di questo tipo. No, questo non è il suo campo. L'ho conosciuto al dipartimento di polizia. È specializzato in adulteri, divorzi, cose di questo genere. Beh, io non lo conosco. Non riesco proprio a capire un uomo come Rodriguez. Ha mai visto gironzolare qui intorno un tizio magro, scuro, sui 50, tra l'irlandese e il sanguinista, un messicano? No. Se ho finito, la prego di scusarmi. Ah, certo. Quando ha visto l'ultima volta Steve Fulton? Venerdì. Ha accompagnato Wendell all'aeroporto. Quindi è l'ultima persona che ha visto suo marito? Sì. Sì, credo di sì. Perché? Non riusciamo a trovarlo. Il signor Fulton è scomparso. Mi farò vivo io, signore. Aiutami, tesoro, chiama un dottore. Ma presto, presto. Aiutami, tesoro, chiama un dottore. Ma presto, presto. Cowboy. Cowboy!
poi... Sì? Oh, signora Atwell, sono Consuelo. Me ha chiamato ora mio marito. Perché l'ha picchiato? Veniva a ritirare mia roba, io volevo avvertire, ma lei non era in casa. Ho telefonato tante volte, ma era occupato. Sempre occupato? Io ho dato chiave, può restituire lei, signora. Io sono stata dal dottore. Perché mi sentivo male. Lui ha detto che io ho alta pressione e mio marito non vuole che io lavoro più per lei. Dice che suo marito è un cattivo hombre. No bueno, signora. Ma lei sì, signora, lei sì, muy buena. Io muy impressionata a lei. Wendell! Maledetto! Wendell! Wendell! Dove sei? Dove sei? Wendell! Esci! Esci fuori, maledetto! Aiuto! Aiutatemi, vi prego, aiutatemi! Aiutatemi! Chi c'è? Sei tu, maledetto bastardo! Bastardo schifoso, bastardo! Io ti ammazzo! Ti ammazzo io, Wendy! C'era qualcuno in questa casa, sono sicura che c'era qualcuno. Beh, chiunque fosse, ora non c'è più. Ma lei deve credermi. Ha ucciso il mio cane, ha ucciso le scimmie. Ho controllato dappertutto. Sono appena tornato da Tucson. Ho parlato a lungo con Kelly Rodriguez. Lavorava per suo marito. Erano settimane che la stava spiando. Ha registrato i suoi incontri con Fulton. So tutto di voi. Beh... Allora saprà anche che non ho ucciso mio marito. Non è importante per la legge che l'abbiate ucciso insieme o no. Lei non ci ha avvertito e perciò è sua complice. Pronto? Vuole parlare col sergente Brack, per favore. Pronto, Brack? Sono Donner. Senti, dovresti raggiungermi alla villa di Atwell. Sì, subito. Sì? Sì, col giudice. E tutto il resto, naturalmente. No, cerca di tenerli lontano. D'accordo. Dovrei chiamare un avvocato. Ne ha uno? Sì. Herbert Childs. Ha il numero? 9985... No, 998559 è quello di casa. Il suo ufficio è... 957-5000. Quelli della televisione saranno lì ad aspettarci quando arriveremo in città. Chiamerò io il suo avvocato. Ma perché non... Non va a farsi una doccia, si sentirà meglio. Grazie. Ah, deve darmi la chiave della cassetta perché possano ritirare il denaro. Si sente bene? Brack, scusa se ti ho fatto aspettare un po'. Senti, ho bisogno di un'auto per andare all'aeroporto a prendere il denaro dalla cassetta. Sì, ho già avvisato io. Ok. Ah, per risparmiare tempo, di al giudice che si tratta di avvelenamento. Sì. Bisogna fare l'autopsia, certo.
Sì, è morto da più di 72 ore. Senz'altro, Frank. Dia ai ragazzi di venire con delle grosse buste di plastica. Ci sono degli animali morti qui, c'è una gran confusione. Bisogna portarli via più presto. E la donna ha avuto una crisi di nervi. Ah, scusa un momento. Ok, quando arriverai qui... Ah, sì. Ok. Sono le ore 9, 17 minuti e 10 secondi. Sono le ore 9, 17 minuti e 20 secondi. Anche che non ho ucciso mio marito. Non è
importante per la legge che l'abbiate ucciso insieme o no. Lei non ci ha avvertito e perciò è sua complice. Pronto? Vuole parlare con sergente Brack, per favore. Pronto, Brack? Sono Donner. Senti, dovresti raggiungermi alla villa di Atto. 13 minuti sì, e 20 secondi. Sì, 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 col giudice. E tutto il resto? Sono le ore 9. No, cerca di tenermi lontano. 30 secondi. D'accordo. Dovrei chiamare un avvocato. Sono le ore 9, 13 minuti e 40 secondi. Hai il numero? Sono le ore 9, 13 9, 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 4 da Phoenix per Minneapolis e St. Paul è in partenza all'uscita numero 8. Continental Airlines, è in arrivo il volo 249 proveniente da Denver, è entrato al numero 9. Una vacanza a Samoa, signor Fulton. E va. Grazie. Tra 25 minuti, uscita 11. Grazie. Vorrei parlare col tenente Donner. Sono il tenente Donner. Voglio denunciare un omicidio. Chi è lei, prego? Mi chiamo Steve Fulton. Esatto. 2131 Egmont Drive. Aspetti un istante, lei è un testimone? Non direi. E come lo sa? L'ho ucciso io. Il mio volo è già stato annunciato, signorina. Ho fretta. L'ha noleggiata qui? No, a Tucson. Sono esattamente $245 per una settimana di noleggio. Ecco lei. Grazie tante. Le auguro buon viaggio, signor Rodriguez. Lo spero.
Mi scusi, venga con me, prego. Io mi chiamo Steve Fulton, lavoro per il signor Wendell Atwell. Anch'io. Vuol venire con me, prego. Da questa parte. Il volo 644 proveniente da New York arriverà tra circa 15 minuti. Entrata 9. Lei è McCarthy, vero? Devo darle un messaggio del signor Atwell. Dov'è il signor Atwell? È sotto inchiesta, non può venire. Mi ha incaricato di votare la cassetta. Sono il vicepresidente della società. Chi mi assicura che è vero? Questo da parte sua. Non avrà più bisogno della cassetta. Ok. Cerchi di resistere, signore. L'ambulanza è già partita. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Non parli più.